Una rete internazionale che attraversa diversi contesti geografici, culture e tradizioni, nata dall'urgenza di rispondere al grido di chi è escluso, attuando un modello economico che mira a creare posti di lavoro, a debellare la povertà, a promuovere la cultura del dare in alternativa a quella dell'avere. È ciò che fa l'EDC, Economia di Comunione, movimento nato 25 anni fa da un'intuizione di Chiara Lubick, fondatrice dei Focolari, che lo scorso sabato ha avuto la gioia di incontrare il Papa. Agli attori e imprenditori di EDC, presenti in aula Paolo VI, Francesco rinnova l'invito a rifiutare la più grande delle ipocrisie, quella generata da un capitalismo che continua a produrre scarti per poi nasconderli o tentare di curarli, dal dio denaro e dalla dea fortuna che stanno distruggendo milioni di famiglie. È il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è l'ipocrisia. Finché l'economia produrrà ancora una vittima e ci sarà una sola persona scartata, la comunione non è ancora realizzata. La festa della fraternità universale non è piena. Bisogna allora puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale. Occorre sconfiggere l'idolatria del denaro e del profitto, salvare chi è caduto nella trappola dell'azzardo, agire prima che l'uomo si imbatta nei briganti, combattendo le strutture di peccato, ammonisce il Papa, mentre sostiene che per essere un imprenditore cristiano non basta soltanto imitare il buon samaritano, ma quel padre misericordioso descritto nella parabola del figlio al prodigo, che attende a casa i figli e li festeggia, mettendo sulla tavola non gli scarti, ma le cose più buone. Gino Bruni, economista di EDC. Nessun figlio, nessun uomo merita di mangiare ghiande. L'imprenditore deve evitare che i figli mangino le ghiande, quindi deve creare posti di lavoro. Cioè nessun uomo si merita le ghiande, quindi l'invito a dire ok, siate buoni ma siate anche intelligenti, cioè cambiate il mondo, non solo tappate i buchi, che è quello che quindi anche nel mondo cattolico spesso si fa un'azione che interviene nell'emergenza senza cambiare le strutture. Quindi il Papa dice che non basta, non bisogna solo curarsi delle vittime, come il buon samaritano, quella parabola che ha usato anche. Sì, è bello occuparsi delle vittime lungo la strada, tutti dobbiamo farlo, però è molto più importante evitare che ci siano delle vittime. Francesco ascolta la testimonianza di Teresa, dirigente di banca nella periferia di Manila, che attraverso il microcredito aiuta 12.000 famiglie delle aree rurali. E poi Florencia dall'Argentina, Maria Elena del Brasile, Coneie, imprenditore del Congo, che offre lavoro ai giovani. Ma tra le 1.200 persone presenti, provenienti da 51 diversi paesi, c'è anche Lim Yong-jin, proprietario della Songshin Dan, che nel 1956, dopo la guerra civile coreana dal nord, fugge verso il sud, come tanti suoi connazionali, senza avere niente in tasca. Si trasferisce a Taejeon e qui, da due sacchi di farina ricevuti dalla parrocchia, inizia la produzione di pane cotto a vapore, che puntualmente distribuisce agli affamati riuniti nella stazione. I debiti, il devastante incendio nel 2005, l'avvento dei franchising e di nuove costose tecnologie mettono in ginocchio l'azienda di Lim. Poi, nel 99, l'incontro con EDC e il richiamo di fraternità e comunione che arrivano dal Vangelo rimettono la produzione sui binari giusti. Ho cominciato a lavorare secondo lo spirito dell'economia di comunione 15 anni fa. All'inizio, nonostante i guadagni non fossero molti, sono riuscito a risparmiare 800 euro al mese da destinare ai poveri. Però a un certo punto ci siamo trovati molto in difficoltà e per 2 anni non abbiamo potuto versare il nostro contributo per i bisognosi. Ed eravamo tristi. Finché non siamo riusciti di nuovo, con sacrificio, a dare denaro, con grande sorpresa ci siamo accorti che i nostri profitti erano saliti del 30%. Allora lì ho sperimentato la ricompensa di Dio, il centuplo di cui parla il Vangelo. Penso che con la condivisione si possa davvero vincere la crisi economica mondiale. Oggi siamo un'impresa di ristorazione con oltre 400 dipendenti.
Economia e comunione sono dunque possibili, secondo Papa Francesco, e anzi sono ancora più belle quando camminano una accanto all'altra, mettendo al centro l'uomo. Il grande lavoro da svolgere nel contesto attuale consiste però nel puntare sulla qualità anziché sulla quantità, essere sale e lievito, dividere ma anche moltiplicare, donando non solo il denaro, che non ha mai il potere di salvare qualcuno, piuttosto la nostra persona, perché soltanto così da un'economia che uccide si arriva ad un'economia che genera vita. Nella logica del Vangelo, se non si dona tutto, non si dona mai abbastanza.